Salve Trevolini, eccoci qui, nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 5 Skyrim, l'Anniversary Edition. Io, come sempre, sono l'Arax di Cormaris. E perché c'è sempre un perdonatemi, se sono sparito in questi ormai 4 giorni, quando sto registrando è 7 luglio, ma poi questo video lo vedrete l'8 luglio, sono le 23:40, giusto per correttezza. Che bel casino, che bel casino. Non è perché non potevo caricare i video, cioè più o meno anche per quello. Il fatto principale era che avendo una qui connessione abbastanza abusiva e in più avendo un esame alle porte il 10, mi sono trovato nella situazione dove ero un po' un attimo, diciamo, impossibilitato a fare un video perché anche laddove lo devo fare se ne vanno almeno, e non sto scherzando, 2 ore per caricarlo su internet, tra cui un'ora e mezza proprio di caricamento e mezz'ora di no, mezz'ora, almeno 60 minuti, quindi siamo a più di 2 ore e mezza, vabbè, 60 minuti di resa in HD di YouTube è un bel po' difficile, perché non basta caricare un video su YouTube deve pure fare la resa in HD. A parte questo, nel mentre non sono rimasto con le mani in mano, in quanto, come vedete, ho un bello scudo d'ambra. Capito che vuoi stare al centro dell'attenzione, Serana, ma mi hai già cagato il cazzo, preferisco i Nico, onestamente. Allora, questo bello scudo d'ambra accompagnato da una spadina d'ambra. Questo perché? Perché banalmente sono riuscito ad arrivare al 100 in armi a due mani. Quindi ora ci manca solamente portare armatura leggera al 100. A parte questo, la spada, lo scudo ha 50% di resistenza al freddo e 50% di resistenza al fuoco. Invece, la spada leggendaria questa volta l'ho voluta incantare con attacchi di fuoco. Anche perché, dal momento che siamo contro i vampiri, a quanto abbiamo capito, alla fine dei giochi saremo contro i vampiri, tanto vale prepararci al meglio. A parte questo, in questo episodio però noi non continueremo la nostra missione per quanto riguarda i vampiri, ma leggiamo il nostro diario di Vipat, quel bandito che abbiamo trovato in questa zona, che diciamo, abbiamo notato che insieme ai banditi c'erano due cadaveri dei Cavalieri dei Nove. Ma prima... L'altro giorno io e i ragazzi abbiamo derubato una carovana piena di monaci, tutto facile, ma non c'era niente da prendere. Un monaco continuava a strillare, gli ho messo il coltello nella gola e ha iniziato a cantare. Il monaco ci ha rivelato uno scompartimento segreto nel carro, l'abbiamo aperto e abbiamo trovato armi e armature scintillanti, di quelle che devi strizzare gli occhi per guardarle. Appena siamo tornati al campo, ho provato subito uno stivale, la cosa strana è che non mi entrava. Giuro che era della misura giusta, ma Remy me l'ha tolto ridendo e dicendo che sono i veri guerrieri, solo i veri guerrieri possono indossare una vera armatura. Ma ci è rimasto fregato, visto che non è entrato neanche a lui. Allora ci siamo messi tutti a provare l'armatura, ma a prescindere dai pezzi o dalla misura, nessuno riusciva a metterla. Qualcuno è riuscito per pochi secondi, ma subito dopo sono sbiancati. Che cazzo significa sono sbiancati? E il problema non era solo l'armatura, non appena provati a brandire una delle armi ti veniva subito da vomitare. Ah, ok, quindi sì, effettivamente sono sbiancati nel senso che si sono sentiti male. Pensavo gli stivali si sono sbiancati, che cazzo di armatura è? Non appena provati a brandire una delle armi ti veniva subito da vomitare, come se non volessero essere usate. Ci siamo messi tutti attorno al fuoco senza sapere che fare quando a Oren, il nuovo arrivato, viene l'idea di far provare l'armatura a suo figlio Aegorn. Ci mettiamo tutti a ridere. Quel piccoletto non fa neanche parte della squadra, è solo un bastardo verde che ci è venuto dietro durante l'assalto. Che significa un bastardo verde? Un orco? Non ho capito. Come Oren non ha mai neanche ammazzato qualcuno, ma con grande sorpresa di tutti il ragazzo prova lo stivale che entra perfettamente, perché è puro, i bambini sono puri. Direi che ora Aegorn fa parte della squadra, dice Oren, ma il ragazzo non ci sta, a quanto pare non vuole, neanche gli piace fare il bandito. Così dico Oren che si mette a combattere con noi. Così dico Oren che o si mette a combattere con noi o gli taglio la gola. Sto per farlo quando Oren, quel maledetto traditore, prende
una mazza e quasi mi spacca la testa, mi stacca la testa. Per fortuna gli altri hanno evitato che la mazza mi spaccasse il cervello. In quel momento mi viene l'idea di far provare l'armatura Oren. Per i 9 stava anche a quel bastardo. E ora eccoci qua. Certo per ora quei due stanno seguendo gli ordini, ma non mi fido per niente. Non solo per l'armatura. Oren non fa che dire che dovremmo liberare le persone come se non fossero testimoni e altre stronzate buoniste che non faremo mai. Remy ha detto che dobbiamo solo fargli indossare l'armatura per spaventare la gente, il resto passerà alla squadra, ma a me non basta. Voglio metterli alla prova. Se dobbiamo combattere, devo essere sicuro che la persona al mio fianco è disposta a uccidere se necessario. E se dovessero rifiutarsi, li uccideremo entrambi. Ok, a quanto pare ci sono riusciti, perché qui abbiamo il cadavere di entrambi. Oren, corazza del crociato. Quindi tutto qui. Ho finito la missione. Era così triste, seriamente? Cioè no, vabbè, a parte gli scherzi. Vabbè, questa è l'armatura leggera, giustamente, questa è l'armatura pesante. Scudo del crociato legato. Perché legato? Ok, vabbè, era leggera e pesante. Questo può essere utile. Guanti riforgiati, ok. Resistenza alle malattie è totalmente inutile. Elmo riforgiato, ti dirò, facendo conto che il mio elmo è 99. Ed è leggero, e questo pesante 60. Lascia molto a desiderare. Lascia tantissimo a desiderare. Però mi rende triste perché pensavo che dietro c'era una vera e propria missione, non che me li sbattevi così. Per quanto riguarda le armi, invece. Ok. Cos'ho di bello? Mazza del crociato. Wow. Yay, spada del crociato. Wow. Seriamente era tutto qui la missione. Cioè, io pensavo che partivo una mezza roba. Nulla. Va bene. Ok, signori, stavo per mettermi l'armatura per farvi vedere appunto com'è. Ma appena l'ho messo, inizia il sentiero del pellegrino. E non solo. Se noi proviamo a metterlo, dici, i tuoi crimini ti impediscono di indossare la reliquia del crociato, affronta il pellegrinaggio per espiare le tue colpe ed entrare tra le grazie degli dei. L'elmo ce lo fa mettere, però ci dà dei debuff anche abbastanza pesanti. Quindi sì, come in Oblivion, per indossare questa sacra armatura, come avete anche intuito dal diario, bisogna fare il pellegrinaggio di nuovo, quindi andare in questi santuari, che tra l'altro in Oblivion non erano segnati, li dovete fare tutti a piedi. E niente, quindi iniziamo il santuario, il pellegrinaggio, e nel mentre rispondiamo ai commenti. Eccoci al primo altare, signore, e credo non succeda nulla di particolare se non il fatto che... oro. Spero che non si incazzi nel fatto che rubiamo a Zenithar, però va bene lo stesso, dicevo. A parte questo, rispondendo invece a Francesco, nel video 179, perché a questo punto recuperiamo anche i vecchi commenti, per quanto riguarda quella palla che avevamo visto in quella rovina Dwemer, a quanto pare ci dice che era un sole artificiale. Che sì, conoscendo le tecnologie di Dwemer è probabile, ma non ho mai letto nulla riguardo. Se ti ricordi più o meno dove eri il libro o cose simili, sarei veramente interessato, a parte questo, a trovarlo. E per quanto riguarda in generale tutto quello che hai detto su Dwemer, più che vero, e per Oblivion sono più che felice che magari inizierai la serie, soprattutto in questo periodo dove sono un attimo incasinato oggettivamente. Nel mentre invece, rispondendo a Leonidas, sempre del 179, ti ringrazio per il consiglio su come fare salire vocazione. C'è un unico problema: non mi piace particolarmente usare questi metodi. Ah, cioè, questo me lo consideri furto? Furto a chi, mi scusi? A chi starei rubando? Dicevo, comunque, a parte gli scherzi, ti ringrazio per... Certo, a parte gli scherzi qui, a parte i bug, ti ringrazio per il consiglio, con l'unico problema. Non vado particolarmente pazzo per usare questo tipo di metodi per fare salire le abilità, perché è un po' bug abusare, diciamocelo sinceramente. In seguito, rispondendo al nostro Stefano, c'è da dire che effettivamente per quanto riguarda la teoria dei bambini rubati,
ha dato un buon supporto, diciamo, alla sua tesi, se così possiamo dire, perché di fatto io ho argomentato la questione che magari loro parlando non era molto seguì ai scagli di drago addirittura, bene che Akatosh, ma stiamo esagerando. Dicevo, per quanto riguarda il fatto che i bambini, insomma, rapiti dai Falmer, ha dato un buon supporto alla sua tesi, perché giustamente ha detto se li rapivano verso i 5, 4, 6 anni, effettivamente quelli già sapevano parlare. Ed effettivamente questa parte non l'avevo minimamente pensata. Per quanto riguarda invece il fatto di indagare, quello invece secondo me è la parte un po' più debole della teoria, perché ok che spariscono delle persone e sicuramente non riescono a raggiungerla, però porca puttana ci assegnano missioni di una stupidità assurda, 1-1 che ci dica guarda, se ti trovi a passare da qualsiasi zona o comunque se vedi queste persone magari avvisaci perché sono sparite, sarebbe stato più che utile, anche perché quantomeno avrebbe dato un fondo di più contesto, un fondo di lore a quegli schiavi che abbiamo visto che non hanno senso. E per quanto riguarda Septimus, povera bestia, era più che ingannato. Cioè, questo è il problema di fare patti coi Daedra, cioè il nostro personaggio li riesce sempre a fare grazie al cazzo, noi nella maggior parte dei casi siamo i prescelti. Una persona è già tanto se riesce a sopravvivere a un patto con un Daedra, quindi non prendete come esempio il nostro personaggio che ne può fare 40.000. C'è da dire che di fondo sono felice che almeno grazie a questa missione è stato dato uno scopo effettivo a questa struttura. E nel mentre, rispondendo a Federico, ragazzi, siete fissati con i bug, bug abusare. Comunque sì, ne ero già a conoscenza del bug di mettere, parlando di Ermus Mora, appunto, di mettere e togliere dalla libreria, insomma, un qualcosa di simile. Più che ne ero a conoscenza, è facilmente intuibile come meccanismo. Perché questo ci permetterebbe di utilizzarlo più volte prima che ci venga tolto totalmente dall'inventario, per il semplice fatto che questo tipo di bug era già presente in Oblivion. E come sempre, ragazzi, non mi piace bug abusare, quindi no, eviterò di usarlo. Anche perché, insomma, abbiamo ancora da fare tutta la missione principale, tutto Soulstein, ne avremo di tempo per tirare sulle abilità. Invece, come sempre, non posso che ringraziare Dovahkiin Slayer per i complimenti, ed effettivamente mi ha fatto notare una cosa. Prima di tutto c'è da dire grazie a Dio che non abbiamo trovato lì dentro il cuore di Lorcan, sarebbe stato veramente traumatico, ma veramente tanto traumatico il fatto di trovare. Perché cazzo ci sono tutti questi stivali sotto Kynaret, puttana troia, capisco tutto, però addirittura lasciare le scarpe in un santuario non è bello. Dicevo, grazie a Dio veramente che non abbiamo trovato un porco Giuda di cuore di Lorcan, sarebbe stato veramente traumatico, soprattutto per la lore, su come cazzo lo metti in mezzo. E di fatto ci ho Io, fatto notare una cosa il sole non è il effettivamente massimo per la mia pelle. importante, Non e non so me se ne mi frega un spiego. cazzo, Serana. Dicevo, effettivamente una cosa me l'ha fatta notare. Quella che abbiamo fatto di fatto è l'ultima missione da Edrica. Non ce ne saranno più. Un po' mi rende triste perché poi non posso fare tipo il mini speciale ogni 10 episodi di fatto, però dai, almeno l'ultima è stata bella corposa, c'è da dire. Per quanto riguarda un personaggio che magari si interrompe il dialogo, sì, lo so che se rimango troppo nella finestra di dialogo prima o poi passa, però dirò sinceramente chi se ne frega. Non è una cosa così fondamentale, ma le che vada, riprendiamo il discorso. E per quanto riguarda l'ultimo episodio, no, ragazzo mio, chiaramente, al massimo momentaneamente poteva essere l'ultimo episodio, ma chiaramente non finisce qui, continueremo la serie fino alla fine. In seguito, sempre ripartendo da Dovahkiin Slayer, ma dell'episodio 180, per quanto riguarda il Signore dei Vampiri, è normale che lo livellerò al massimo. E che cazzo pronto? Ah, così! Va bene, mi spiace per lui che ha abbracciato per la sua ultima volta il santuario, che poi tra l'altro è un posto di merda questo santuario, cioè giusto per farvi comprendere, è sperduto nel nulla e c'è solo, diciamo, la capocchia. Ah no, vabbè, sì, non è la capocchia del santuario, niente, questo è proprio il simbolo cioè questo è il santuario, ok? Cioè, manca il piedistallo, ma quella è la statuetta. A parte questo, continuando con Dovahkiin Slayer, è normale che porterò il vampiro al massimo. Per quanto riguarda il Cavaliere dei Nove, effettivamente il tuo commento mi ha anche ispirato, ma anche del resto ci eravamo parlati di questo. Ci eravamo, diciamo, questo episodio prima o poi è arrivato per quanto riguarda il Cavaliere dei Nove. Invece, rispondendo sempre a Leonida, però dell'episodio 180, effettivamente è comico, perché lui dice giustamente.
il fatto che prima o poi avevo parlato del fatto che prima o poi gli incantesimi, gli artefatti daedrici sarebbero dovuti tornare sparsi per il mondo, comunque nel regno del Daedra, del dominio, cioè del Daedra che l'ha partorito. E in realtà lui giustamente dice: eh sì, infatti, se vieni a casa mia, nella mia partita, trovi tutti gli artefatti daedrici disposti. Beh, sì, è vero, del resto, chi è che non l'ha fatto, chi è che non li colleziona tutti? La sottigliezza, però, è diversa, come dicevo prima, ricorda che noi siamo l'eroe del secolo, quello che non è previsto nel The Elder Scrolls, o più concretamente quello che riesce a variare i percorsi delle Elder Scrolls. Quindi, fondamentalmente, noi siamo l'essere senza destino che si forgia il destino da solo. Pertanto siamo l'eccezione alla regola, però anche questo, anche la nostra morte, con tutti i patti che abbiamo fatto, da chi, a chi va la nostra anima? Merus Dagon, Eremus Mora, Nocturnal, a chi tra questi è i nove è difficile da definire. Al contrario, per una persona mortale o sempliciotta, basterebbe semplicemente fare un mezzo patto con un Daedra e prima che se ne accorga, gli ha già più che bellamente venduto l'anima, quindi... E effettivamente è una piccola stronzatella. Invece, per quanto riguarda l'opinione che tu giustamente hai detto, cioè se domani ci sarà una nuova espansione su Skyrim, non credo. Però sì, secondo me nel prossimo Skyrim, o comunque spero prima o poi si riconcentrino di nuovo nei regni dell'Oblivion, perché insomma Skyrim, bella, bellissima, ma se un gioco universo da Elder Scrolls è proprio per vedere gli altri mondi, cioè in realtà Skyrim nemmeno mi piace così tanto, onestamente, è tutto così classico, umano. Cioè, ok che ci sono i draghi, però non vedo questa forte presenza del fantasy, ok? Mi sembra un fantasy estremamente classico con qualche componente appunto fantasy o fantastica, sono veramente poche. La maggior parte dei casi sono giusto minuzie anche già viste più o meno. Al contrario, una cosa bella in Oblivion, The Elder Scrolls 4, sto parlando. E rientrare nel regno di Merus Dagon, andare nel regno di Shogorath, in Morrowind era vedere un mondo che funzionava secondo leggi e norme totalmente diverse. Era un mondo, una struttura, una società inventata da zero. Invece, ok, Skyrim, soliti barbari, non vedo grande innovazione. Quindi spero vivamente che nel prossimo Skyrim ci sia una forte componente, diciamo, daedrica. In seguito, riprendendo sempre Stefano, per quanto riguarda le magie di distruzione, praticamente mi ha dato più che un utile consiglio, e cioè il fatto che praticamente potrei... Bene, qualcosa mi dice che a quanto pare i Talmor, hanno fatto visita in questa zona. Hanno sterminato un bel po' di gente, forse di fatto il... Come si chiama? Il santuario non sarebbe nemmeno più tanto praticabile a questo punto. Dicevo, il consiglio utile che ci ha dato effettivamente che praticamente dal momento che non possiamo usare quell'incantesimo, potremmo semplicemente metterci delle vesti che ci diminuiscono la nostra abilità, cioè ci aumentano la nostra abilità in distruzione, quindi ci diminuiscono il costo in mana. Effettivamente non ci avevo pensato, un consiglio più che utile. Nel mentre, emissario Sanion, risposta al rapporto datato 22° giorno della stella del mattino 40, la tua richiesta per una forza di invasione è stata respinta. Sion, questo è il settimo rapporto che hai composto questo mese e non sei riuscito a fornirci uno straccio di prova sull'esistenza di un santuario di Talos nella regione del lago Illinalta. Niente prigionieri, niente documenti, niente di niente. I nostri eserciti non sono già ridotti all'osso. E ho una missione più urgente ed emissari migliori a cui assegnarli. Se credi che il tuo informatore sia affidabile, va a indagare di persona e forma e torna con una prova o non tornare affatto. Firmato Elnwen. Bene, quindi suppongo che il nostro amico Sanion sia quello per terra, dobbiamo trovare Elnwen per vendicare i nostri amici. Per quanto sì, potevano essere tutti manto della tempesta, però chi se ne frega, è sempre una buona scusa ammazzare i Talmor. A parte questo, per quanto riguarda sempre Stefano, per quanto riguarda il pugno alla guardia di Whiterun per vedere dove vado a finire, lo farò in questo episodio. Anche se è rottura di coglioni, ora mi devo controllare le robe rubate, se non me le tolgono, porco Giuda.
Invece, ritornando al 179, per quanto riguarda Christian, ragazzo mio, mi spiace, non l'ho dimenticato per quanto riguarda la missione, per farti vedere come funziona la seduzione vampirica, però come vedi il problema è che io non ce l'ho negli incantesimi, perché per sbaglio ho bevuto il sangue di qualche stronzo in giro per la mappa, quindi mi trovo Le nella sofferenze situazione causate dal dove non Daedra posso non fartelo vedere, resteranno perlomeno in questo impunite. episodio, però non ti preoccupare, non l'avevo dimenticato, ci sono ancora un bel po' di missioni da fare, quindi... Ora, sotto la luce di Steddar, teoricamente, potremmo, dovremmo riuscire più che indossare l'intera armatura, per quanto onestamente me ne preghi altamente il cazzo di portarcela insieme. E se volete sapere un po' la storia della lore di questa roba, è inutile che ve ne parlo qui anche perché non c'è stata di fatto grande lore, però banalmente... basta andare a guardare la serie di Elder Scrolls Oblivion per quanto riguarda l'espansione Knight of Nine, quindi il Cavaliere dei Nove, lì trovate tutto, anche perché ora che ve la dico giusto così per mi sembra un po' sciapa come cosa. E nel mentre, vedendo di fatto quello che ci doveva dire il nostro caro Vieni da me con i amico, pugni alzati. Vuoi che ti dia una lezione? vediamo. Un vampiro! Fermati No, subito! In nome dello Jarl! parti così, un vampiro, puttana tua madre. Mi arrendo, portami in prigione. Ok, dicevo, vediamo quello che deve dire Stefan. Le gelide sbarre ti attendono. Le gelide sbarre. Stefano, sì. Oh, andiamo, seriamente. Questa era la tua grande idea. Farmi entrare una... Ma perché effettivamente sì, Winterhold non ha una prigione. Anche se sono sotto Winterhold, c'è da dire. Magari però, se io riesco a scassinare, per i grimaldelli li abbiamo a buttare. Teoricamente, anche questa è tipo la prima evasione della prigione, fondamentalmente. Dovrei anche avere abbastanza, e ripeto, praticamente non abbiamo nulla, però potrei usare i miei dardi di fuoco. Che dovrebbero bastare quantomeno per buttarlo giù. Teoricamente. Ah, ma tu mi butti qui con tutta l'armatura, ma quindi anche gli oggetti rubati ho addosso, mi stai dicendo? Sì! Ma vieni allora! Ma vieni! Che cosa temiamo? Che cosa temiamo? Un Atronach del gelo, però. Che di fatto non è nulla di male, non me lo aspettavo, c'è da dire. Praticamente ne è valsa la pena. Ti ringrazio, Stefano, per le chicche che mi lascio ogni tanto. In generale, ragazzi, se volete vedere qualcosa, come sempre, senza spoiler, come in questo caso, effettivamente è più interessante. Ma io perché sto acquisendo la gabbia? Dai, cazzo, posso fare così, dai. Ok, li ha presi. Mi stavo credendo se effettivamente li avesse presi. Quindi di fondo nemmeno mi sequestrano nulla, mi buttano semplicemente in galera. Con l'armatura e tutto. Vabbè, effettivamente, magari questa roba poteva essere molto interessante a inizio gioco. Magari sarebbe stata carina se proprio la implementavano della serie, mettendo qualche missione dove magari c'era un alto rischio di entrare in prigione, o comunque di essere sbattuti in prigione, da parte come si chiama? Da parte, insomma, delle guardie di Winterhold. Sarebbe stato... puttana tua madre, ma che cazzo è? Ma che cazzo... Grazie Tricheco. Grazie. Oh, andiamo, ti rivolti pure contro. La smetta, gentilmente. Ok. Onestamente pensavo che era già tutto finito, non me l'aspettavo, tre. Effettivamente il fatto di aver incantato la spada con resistenza. Le sbarre. Ah, ma proprio si chiama le sbarre gelide. Ora capisco anche perché quando qualcuno di voi mi ha detto non è il punto più a nord, perché io pensavo che quando abbiamo fatto la missione da Septimus ho detto questo è il punto più a nord, e qualcuno mi ha detto no, solo se fai il cattivo vai a finire nel punto più a nord di Skyrim, che anche lì quel messaggio per me era stato letteralmente criptico e non capivo. Ora ho capito cosa intendi, quindi effettivamente Winterhold non avendo le sbarre, cioè non avendo... Di fatto un vero e proprio una vera e propria prigione invia le persone qui. Bene.
A parte questo, signori, direi che dopo questa bella, bellissima chicca, non me l'aspettavo minimamente, onestamente, ne sono veramente felice. Episodio estremamente breve, mi dispiace, ma anche perché pensavo che la missione del pellegrino durasse molto di più, comunque coinvolgesse un po' più di cose, carne al fuoco e tutto il resto, va bene. A parte questo, comunque, c'è da dire che a sto punto mi vedo costretto a caricare un altro episodio domani, quantomeno iniziamo un minimo a recuperare i giorni persi. E a parte questo, sì, carico un episodio, poi non so, ragazzi, non so quanto potrò essere costante. Sicuro, perché già ve lo posso dire, 10 è un esame, quindi sicuramente 10, se ci sarà un episodio ci sarà in estremo ritardo. Domani avrete questo, che questo verrà caricato alle 13, poi fino alle 13 credo che riuscirò a registrare e caricare un altro episodio. E il 9 non ne ho idea, ragazzi, è tutto molto confuso. Ma per ora, fatto ciò, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Questo episodio è stato molto question answer, cioè domanda e risposta, quanto meno abbiamo recuperato tutti i commenti lasciati indietro. E ci becchiamo, appunto, nel prossimo episodio.